Questa è una notte veramente gloriosa, la notte beata che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. Fratelli e sorelle, la solenne veglia pasquale ci invita a cantare con rinnovato stupore l'alleluia che saluta il nuovo giorno, il giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo. La notte del peccato e della morte è vinta dalla luce della resurrezione di Cristo. Il rito del lucernario, con il canto dell'Exultet all'inizio della veglia, ci hanno ricordato proprio questo, preparandoci all'ascolto della parola di Dio, che abbondante si è riversata su di noi, come un fiume di grazia che irriga i solchi spesso aridi delle nostre esistenze. Ci ha ricordato il senso della nostra storia e ci ha nuovamente indicato la via della salvezza. La storia di ogni uomo è un mistero di morte e di vita. La nostra è una storia sacra, per cui questo mistero appartiene a un mistero più grande, appartiene cioè al mistero della morte e resurrezione di Cristo, che è il prototipo dell'uomo nuovo. Così anche l'essere corruttibile, segnato dal peccato e dalla morte, diventa persona nuova, partecipe della gloria e della resurrezione di Cristo. La liturgia battesimale che si terrà fra poco evidenzierà ulteriormente questa realtà e questa verità. I piccoli Noa Luigi e Soraya Fatima verranno sepolti con Cristo nella sua morte e con Lui vivificati e risuscitati. Entreranno, cioè, nel mistero pasquale di Cristo stesso e, incorporati a Lui, saranno costituiti membra del popolo di Dio, eredi delle sue promesse, come lo siamo diventati noi con la grazia del battesimo, che ricorderemo con il rito dell'aspersione. Tutta la nostra vita, carissimi fratelli e sorelle, ruota attorno all'evento salvifico della resurrezione. Un evento che non ha cambiato solo la storia e la vita degli uomini di allora, ma di ogni uomo e in ogni tempo, passato, presente e futuro. L'angelo del Signore, che ha ribaltato la pietra dal sepolcro di Gesù, può rotolare via anche le pietre che opprimono le nostre esistenze. E come disse alle donne la mattina di Pasqua: voi non abbiate paura, questa sera ripete a noi, voi non abbiate paura. Rinascere è possibile. La Pasqua di Cristo è anche la vostra Pasqua. Dinanzi alla tomba vuota, fratelli e sorelle, si schiude il futuro dell'uomo e si chiarisce il suo destino. Si dispiega completamente la vera logica della vita, che già traspare dall'apparente fallimento della croce e germoglia come albero rigoglioso dal grembo nudo e silenzioso della terra. Gioiamo allora, fratelli e sorelle, perché questa è la notte della bellezza. Gesù, il risorto, l'uomo veramente bello, l'uomo nuovo, ha reso belle e nuove tutte le cose e anche noi. Non ci sia più spazio allora per la vecchia condizione, per le nostre vecchie abitudini. Non ci sia più superficialità di fronte ai mali che oggi penetrano con tanta leggerezza il tessuto della nostra società.
ma anche delle nostre comunità ecclesiali. Non ci sia più indifferenza o inutile buonismo di fronte alle crudeltà che la storia di oggi ci restituisce attraverso fatti criminosi di guerra e di tentativi disperati di trovare un futuro migliore lontano dalla propria terra di origine. Anche attraverso di noi, attraverso il nostro impegno di solidarietà, di denuncia, di esempio di civiltà, la Pasqua del Signore potrà raggiungere, illuminare e trasformare quei luoghi, spesso di morte, in spazi fecondi di rinascita e di vita nuova. Diceva Teilhard de Chardin: il mondo apparterrà domani a coloro che daranno alla terra una più grande speranza. Il mondo apparterrà domani a coloro che daranno alla terra una più grande speranza. E la più grande speranza è il Signore risorto. Con questa certezza, allora, che inaugura il tempo vero della gioia, voglio esprimere il mio augurio a voi, cari fratelli, nella vita religiosa e nel sacerdozio, a voi, consorelle religiose, a voi, carissimi fratelli e sorelle qui presenti e a quanti stanno seguendo la celebrazione attraverso la televisione, soprattutto alle persone ammalate, anziane e sole. Mi piace concludere questa breve riflessione con le parole e la benedizione di Padre Pio. Iddio benedica e confermi i nostri buoni propositi, affinché il giorno della presente solennità perduri nella gioia nelle nostre buone coscienze, nelle soddisfazioni dei nostri doveri, nella santificazione di noi stessi. Auguri, buona Pasqua a tutti.